nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the Book of Wisdom. I prayed, and understanding was given me. I entreated, and the spirit of wisdom came to me. I esteem her more than scepter and thrones. Compared with her, I held riches as nothing. I reckon no priceless stone to be her peer. For compared with her, all gold is a pinch of sand. And beside her, silver ranks as mold. I love her more than health or beauty. Prefer her to the light, since her radiance never sleeps. In her company, all good things came to me. At her hands, riches not to be numbered. Verbum Domini. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Saziaci, Signore, acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male.
manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hallelujah.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio. Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io ti dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Verbum Domini.
Un tale, un uomo ricco, va incontro a Gesù mentre egli andava per la strada. Molte volte i Vangeli ci presentano Gesù sulla strada, mentre si affianca al cammino dell'uomo e si pone in ascolto delle domande che abitano e agitano il suo cuore. Così egli ci svela che Dio non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissetate della vita. E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti, Papa, Vescovi, Sacerdoti, religiose, religiose, sorelle, fratelli laici, noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio che cammina nella storia e condivide le vicende dell'umanità? Siamo disposti all'avventura del cammino o, timorosi degli incogniti, preferiamo rifugiarci nelle scuse del non serve o del si è sempre fatto così? Fare sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. Guardiamo a Gesù che sulla strada dapprima incontra l'uomo ricco, poi ascolta le sue domande e infine lo aiuta a discernere che cosa fare per avere la vita eterna. Incontrare, ascoltare, discernere. Tre verbi del sinodo su cui vorrei soffermarmi. Incontrare. Il Vangelo si apre narrando un incontro. Un uomo va incontro a Gesù, si inginocchia davanti a lui, ponendogli una domanda decisiva. Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? Una domanda così importante esige attenzione, tempo, disponibilità a incontrare l'altro e a lasciarsi interpellare dalla sua inquietudine. Il Signore, infatti, non è distaccato, non si mostra infastidito o disturbato, anzi, si ferma con Lui. È disponibile all'incontro. Niente lo lascia indifferente, tutto lo appassiona. Incontrare i volti, incrociare gli sguardi, condividere la storia di ciascuno, ecco la vicinanza di Gesù. Egli sa che un incontro può cambiare la vita e il Vangelo è costellato di incontri con Cristo, risollevano e guariscono. Gesù non andava in fretta, non guardava l'orologio per finire pronto un incontro. Era sempre al servizio della persona che incontrava per ascoltarla. Anche noi che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare esperti nell'arte dell'incontro. Non nell'organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto di prendersi un tempo per incontrare il Signore e favorire l'incontro tra di noi. Un tempo per dare spazio alla preghiera, all'adorazione, questa preghiera che noi trascuriamo tanto, adorare, dare spazio all'adorazione, a quello che lo Spirito vuol dire alla Chiesa, per rivolgersi al volto e alla parola dell'altro, incontrarci a tu per tu, lasciarsi toccare dalle domande delle sorelle e dei fratelli, aiutarci affinché la diversità dei carismi, vocazioni e ministeri ci arricchisca. Ogni incontro, lo sappiamo, richiede apertura, coraggio, disponibilità a lasciarsi interpellare dal volto e dalla storia dell'altro. Mentre talvolta preferiamo ripararci in rapporti formali o indossare maschere di circostanza, lo Spirito
clericale, di corte, no? Che sono più Monsieur l'Abbé che padre, no? Indossare queste maschere di circostanza, l'incontro ci cambia e spesso ci suggerisce vie nuove che non pensavamo di percorrere. Oggi, dopo l'Angelus, riceverò un bel gruppo di persone di strada che semplicemente si sono adunati perché c'è un gruppo di gente che va a ascoltarle, soltanto ascoltarle. E dall'ascolto sono riusciti a cominciare a camminare. L'ascolto. Tante volte è proprio così che Dio ci indica le strade da seguire, facendoci uscire dalle nostre abitudini stanche. Tutto cambia quando siamo capaci di incontri veri con Lui e di incontri veri tra di noi, senza formalismi, senza infingimenti, senza trucco. Secondo verbo, ascoltare. Un vero incontro nasce solo dall'ascolto. Gesù infatti si pone in ascolto della domanda di quell'uomo e della sua inquietudine religiosa e esistenziale. Non dà una risposta di rito, non offre una soluzione preconfezionata, non fa finta di rispondere con gentilezza solo per sbarazzarsene e continuare per la sua strada. Semplicemente lo ascolta, tutto il tempo che sia necessario, ma lo ascolta, senza fretta. E quella cosa più importante, non ha paura di ascoltarle. Gesù non ha paura di ascoltare con il cuore e non solo con le orecchie. Infatti la sua risposta non si limita a riscontrare la domanda, ma permette all'uomo ricco di raccontare la propria storia, di parlare di sé con libertà. Cristo gli ricorda i comandamenti e lui inizia a parlare della sua infanzia, a condividere il suo percorso religioso, il modo in cui si è sforzato di cercare Dio. Quando ascoltiamo con il cuore succede questo. L'altro si sente accolto, non giudicato, libero di narrare il proprio vissuto e il proprio percorso spirituale. Chiediamoci con sincerità in questo itinerario sinodale, chiediamoci, come stiamo con l'ascolto? Come va l'udito del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede, anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare sinodo e porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo e seguire le sue tracce, ascoltando la sua parola insieme alle parole degli altri, e scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltare a vicenda vescovi, preti, religiosi, laici, tutti battezzati, evitando risposte artificiali e superficiali, risposte prêt-à-porter. No, lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. E le certezze tante volte ci chiudono, no? Ascoltiamoci. Infine, discernere. L'incontro e l'ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a se stesso, che lascia le cose come stanno. Al contrario, quando entriamo in dialogo, ci mettiamo in discussione
in cammino e alla fine non siamo gli stessi di prima, siamo cambiati. Il Vangelo oggi ce lo mostra. Gesù intuisce che l'uomo che ha di fronte è buono, è religioso e pratica i comandamenti, ma vuole condurlo oltre la semplice osservanza dei precetti. Nel dialogo lo aiuta a discernere, gli propone di guardarsi dentro, alla luce dell'amore con cui egli stesso fissandolo lo ama, e di discernere in questa luce a che cosa il suo cuore davvero è attaccato, per poi scoprire che il suo bene non è aggiungere altri atti religiosi, ma al contrario, svuotarsi di sé, vendere ciò che occupa il suo cuore per fare spazio a Dio. È una preziosa indicazione anche per noi. Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, discernimento ecclesiale, che si fa nell'adorazione, nella preghiera, a contatto con la parola di Dio. E la seconda lettura proprio oggi ci dice che la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Penetra fino a punto di divisione dell'anima e dello spirito e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola ci apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il sinodo perché non sia una convention ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un Parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l'uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali rispettivi, a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci. Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme, che possiamo essere pellegrini innamorati del Vangelo, aperti alle sorprese dello Spirito Santo. Non perdiamo le occasioni di grazia dell'incontro, dell'ascolto reciproco, del discernimento, con la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per primo a venirsi incontro con il Suo amore.
Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo, unanimi e fiduciosi, la nostra preghiera. Dominum deprecemur, erogamus audinos. Pour l'Église, comblée de l'Esprit Saint, dans la communion des nombreux charismes, qu'elle suive fidèlement la parole du Christ, son époux, pour porter à toute créature l'annonce du salut. Dominum de precemur, erogamus audinos. من أجل خدام الإنجيل لا سيما من أجل الذين يعيشون في الأراضي التي تمزقها الحرب وجميع أشكال البؤس لكي تعطى لهم نعمة المثابرة على الصلاة ونعمة أن يكونوا علامة على محبة الله لكل إنسان. دومينوم دي بريتشيمور إيروغاموس أوديماس. Por todos os batizados, que eles sintam a urgência de participar ativamente no mandato do anúncio do Reino de Deus, através da santidade de vida e do serviço humilde aos irmãos. Dominum de precemur, erogamus audinos. Dominum de precemur, erogamus audinos. Para sa atin na ipinagdiriwang ang Eukaristiya na ito, sa pagbubukas ng Sinod, tinatanggap namin ang misyon ng may kagalakan upang magpatotoo sa salita na ating narinig, upang maibigay ang ating filial na pagsunod sa Panginoon at mahalin ang iyong kapwa na may taos-pusong pagtatalaga. Dominum de precemur, erogamus audinos. O Padre, che non rimandi a mani vuoti chi si rivolge a Te con cuore sincero, accresci la nostra fede perché portiamo i frutti che desideri raccogliere nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Sì.
Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue di tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora, alcuni rappresentanti del popolo di Dio si dispongono davanti alla confessione. A nome di tutti ricevono dal Santo Padre il mandato e la benedizione che li accompagnerà nel cammino sinodale. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati per l'inizio del cammino del percorso sinodale. Con la luce del tuo Santo Spirito, aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito, portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Ite